Marco Prandi, con questo speciale cerchiamo di comprendere meglio dove finiscono alcune tipologie di rifiuto che i cittadini del nostro territorio lasciano fuori dalla propria abitazione, ad esempio carta, cartone, metalli, ingombranti, plastica dura. Ci può spiegare meglio? Allora, innanzitutto una premessa, GECO è la società che serve i comuni di questo territorio, oltre che i comuni della zona dell'isola e della zona della bassa bergamasca. È una società che fa il servizio per 76 comuni soci più altri 5 comuni acquisiti per gara per un totale di circa 350.000 abitanti. Ha perciò un bacino d'utenza molto importante e quando è stata costituita GECO, i soci, oltre che la costituzione di una società partecipata anche da un socio privato che potesse garantire il contatto diretto con le amministrazioni e anche un controllo importante sulle dinamiche dei costi, aveva dato come indicazione anche la possibilità di sviluppare degli impianti che valorizzassero i rifiuti prodotti e raccolti da GECO. Ovviamente solamente una parte di questi vengono valorizzati perché l'impianto di incenerimento o di termovalorizzazione, come viene meglio definito, noi non possiamo e non abbiamo la possibilità di realizzarlo, anche perché in Lombardia ce ne sono già a sufficienza, però abbiamo acquistato e valorizzato un impianto di trattamento dei rifiuti e un impianto di lavorazione alla plastica. Perciò i rifiuti, in particolare ingombranti, metalli, plastica e carta, finiscono a Grassobbio dove vengono lavorati, valorizzati e poi o rivenduti o conferiti ad altre aziende. Inoltre abbiamo anche un impianto a Carvico che è stato realizzato per la lavorazione delle plastiche dure. Alcuni di voi si saranno accorti che nei centri di raccolta sono comparsi dei cassoni per la raccolta delle plastiche dure e dove vanno dei rifiuti ben specifici e su questo voglio sottolineare il fatto perché è molto importante che siano rifiuti precisi. Comunque nei centri di raccolta trovate sia i cartelloni che vi indicano quali rifiuti e sia gli operatori che sono stati formati per dare indicazioni. Queste plastiche dure vengono raccolte, le trasferiamo a Grassobbio dove vengono separate perché non tutte le plastiche che vengono conferite lì sono quelle adatte e poi da lì li trasferiamo a Carvico dove vengono selezionate queste plastiche particolari che vengono poi date a Iterchimica che le utilizza per la produzione di additivi per asfalti. Possiamo parlare anche di volumi? Sì, prima darei qualche indicazione sui volumi di GECO perché sono particolarmente importanti visto il numero di abitanti che abbiamo. Noi come società raccogliamo circa 44.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani. Il sacco nero classico che viene conferito. 22.500 tonnellate di Forsu, che è il rifiuto organico, quello che deriva da scarti alimentari, quasi 20.000 tonnellate di carta, 7.000 tonnellate di plastica, 16.000 tonnellate di vetro, 3.000 tonnellate di metalli, 16.500 tonnellate di vegetali, 11.500 tonnellate di inerti, scusate, di ingombranti e 9.500 tonnellate di legno. Poi ci sono tutta una serie di altri rifiuti che ovviamente non vi cito perché sono più marginali. Ecco, l'ultimo che cito sono gli oli esausti da cucina, oli alimentari, e quelli siamo arrivati quasi a 100 tonnellate, è un risultato davvero importante perché quelli hanno tra l'altro una valorizzazione anche per la produzione di energie ecosostenibili. Totale noi raccogliamo 168.000 tonnellate di rifiuti. Come vi dicevo, una grande parte va direttamente agli impianti di termovalorizzazione, in particolare tutti i rifiuti rifiuti solidi urbani, quello che una volta era il nero, l'indifferenziato, ma una parte da quando abbiamo
acquisito e sviluppato il piatto di Grassobbio, vanno a Grassobbio, in particolare la carta. A Grassobbio trattiamo circa 30.000 tonnellate di carta. Come vi ho detto prima, la nostra produzione sono 19.500, inoltre trattiamo anche tutta la carta del comune di Bergamo, perciò arriviamo a 30.000 tonnellate, circa 2.000 tonnellate di metalli, 12.000 tonnellate di ingombranti, più quasi 1.000 tonnellate di plastica dura. Ecco, oltre a tutti questi ci sono altri particolari rifiuti che vengono conferiti, ma hanno un, diciamo così, un volume minore, perciò trattiamo circa 50.000 tonnellate di rifiuti a Grassobbio per la valorizzazione. Noi questa sera vogliamo mostrare ai nostri telespettatori come vengono gestiti questi rifiuti. Perché è importante conoscere meglio questa filiera? Ma è importante perché noi dai rifiuti ricaviamo tutti i materiali, diciamo così, da riutilizzare, che ovviamente sono un risparmio perché non dobbiamo produrli da materie prime, ma sono un risparmio anche perché c'è un risparmio nella produzione di questi materiali di energia estremamente importante. Infatti noi la carta in parte viene separata e valorizzata perché il cartone ha un valore molto più alto della carta normale, dagli ingombranti vengono estratte plastiche dure e diciamo una quantità abbastanza importante di metalli e, come vi ho detto, dalle plastiche dure in particolare ricaviamo invece questi additivi per la formazione di asfalti particolari che stanno dando tra l'altro risultati importanti. Sono state fatte alcune sperimentazioni sull'aeroporto di Fiumicino, sulla tangenziale anche di Bergamo e Milano e l'opera forse che più tutti voi conoscete, la copertura in asfalto del ponte San Giorgio di Genova, l'ex ponte Morandi, è stata fatta con gli asfalti, con gli additivi derivati dalle plastiche recuperate anche nei nostri territori. Il percorso della carta, quando esce dalle nostre abitazioni, ci porta a Grassobbio. Qui c'è un impianto che cerca di dare una seconda vita a questo bene molto importante. Sì, sostanzialmente tutta la carta che viene raccolta nei comuni nostri, porta a porta della carta, viene conferito qui a Grassobbio dove la lavoriamo per separare e ottenere cinque tipi di carta: cartone al 100%, cartone 80%, carta straccia, come si chiama, e poi altri tipi di carta bianca, eccetera, in modo da valorizzare al massimo il tipo di carta che raccogliamo. Questo è un impianto che è stato rilevato nel 2019. Sì, questo GECO ha rilevato questo impianto nel 2019 dalla famiglia Lonardi, dove si è trovato la cosa. Nel 2019 stiamo iniziando a trasformare questo impianto per le esigenze del nostro bacino d'utenza, che sono i comuni che serviamo. La carta è un bene che è diventato sempre più prezioso. La carta è un bene che si riesce a riciclare bene, per cui più ci arriva pulita, tra virgolette, da parte degli utenti e più riusciamo a valorizzarla ed avere meno scarto possibile. Partendo dall'ingresso, un aspetto che subito notiamo è quello del controllo di quanto ovviamente entra nell'impianto. Sì, c'è l'ingresso, tutti i camion che arrivano vengono pesati e poi indirizzati in base al tipo di carta che hanno in un reparto rispetto ad un altro dove poi avverrà la selezione e la lavorazione. Viene effettuata anche una verifica radiometrica. Per tutti gli ingressi c'è un portale che si verifica se c'è qualcosa di radioattivo all'interno del materiale che entra. Se c'è una radioattività si mette in un deposito per vedere se si decontamina oppure c'è da fare un lavoro diverso per metterlo in sicurezza. All'interno, con i macchinari all'opera, il rumore si fa più assordante. Sotto il capannone, mezzi spostano la carta appena scaricata dai camion su un nastro trasportatore. Tutto il porta a porta e quanto raccolto nelle campane ha la possibilità di avere una nuova vita, grazie a un mercato che richiede questa risorsa. Carta e cartone
Vengono imballate per essere più trasportabili e raggiungere così cartiere nazionali o estere. Attraverso raccolte specifiche è anche possibile differenziare le balle. Carta bianca, mista o cartone. Un nuovo macchinario che potrebbe essere acquistato in futuro dalla società potrebbe permettere questa ulteriore cernita. Sono 5 le tipologie di balle che escono già da questo impianto. Dal bianco al marrone del cartone il valore cambia anche in base al colore. Da questo impianto transita anche dalla plastica. Sì, la plastica che arriva dall'ingombrante o dai cassoni che abbiamo messo in quasi tutte le stazioni ecologiche dove la gente butta un tipo di plastica, praticamente il PHD e il polipropilene, viene conferito qui e qui viene separato, macinato un attimo, defirizzato, che poi è pronto per essere trasportato nel nostro impianto di Carvico per renderlo materia prima. Diciamo che non è la plastica da imballaggio, è plastica dura. Plastica dura, sostanzialmente parliamo di PHD e di polipropilene PP. Questa è la plastica che noi utilizziamo per quella ricerca che abbiamo fatto insieme ad altre ditte con l'Università Bicocca per dare più stabilità agli asfalti. Questo vediamo tra poco dove andrà a finire. Ci siamo spostati sull'altro lato dell'impianto. Qui vengono gestiti i rifiuti ingombranti. Sì, qui arrivano tutti i rifiuti ingombranti delle stazioni ecologiche. Viene fatta un'operazione di deferrizzazione di quello che, del ferro che c'è dentro, di una separazione tramite un aerolico della plastica pesante che recuperiamo poi nell'altro impianto di Carvico e la triturazione poi per predisporre il materiale al termovalorizzatore. L'obiettivo è quello di alleggerire il più possibile il lavoro del termovalorizzatore? Sì, l'obiettivo nostro è quello di togliere più materiale possibile per renderlo materia prima e questo è uno degli obiettivi che ci siamo dati quando abbiamo acquistato questo impianto. In base agli investimenti, alla possibilità di investimento, andremo sempre in questa direzione. Qui, come ho detto, l'impianto è dove noi cerchiamo di togliere dall'ingombrante il più possibile. In questo momento riusciamo a togliere la plastica dura, tutti i metalli non ferrosi e i metalli ferrosi, in modo da ridurre al massimo il quantitativo da portare all'inceneritore, al termovalorizzatore. Quindi ci sono dei macchinari che intervengono? Sì, qui abbiamo dei macchinari, uno è un trituratore con un deferrizzatore, poi c'è un mulino che lavora ulteriormente per dare il ferro da poter consegnare alle acerie direttamente, idem per quanto riguarda i materiali non ferrosi. Risulterebbe complesso anche per noi ripercorrere tutte le procedure che vengono attuate per recuperare i vari materiali dall'ingombrante, ma soffermiamoci ad esempio sul ferro. Pensiamo a un materasso che arriva, viene triturato e immaginiamo che poi con un magnete si possa anche solo recuperare il metallo delle molle. Sì, sostanzialmente arriva un materasso, cioè un materasso a molle che contiene ferro, questo viene triturato, un magnetizzatore toglie, diciamo, questa parte di ferro che c'è, a cui rimangono aggrappate anche la stoffa, eccetera. A questo punto va in un impianto del ferro, un impianto a martelli con relativa pulizia, di modo che il materiale che ne esce da questo impianto è un materiale pronto da consegnare in acciaria. Questo è quello che... Poi diventa anche appetibile per il mercato. Sì, diventa appetibile, infatti le acciaierie lo prendono direttamente proprio per ritrasformarlo in ferre, in tondini piuttosto che in lamiera da vendere sul mercato. Alle sue spalle ci sono due tipologie diverse di metallo recuperato. Esattamente, questo è il metallo che, come dicevamo prima, che esce dal mulino. E sono due metalli diversi, uno quello recuperato dalle lattine sostanzialmente che abbiamo e uno invece è proprio il ferro che togliamo dall'ingombrante, come dicevo, le molle del materasso piuttosto che del divano piuttosto che... Sono due tipologie diverse che hanno sul mercato due valori diversi. Possiamo immaginare che una delle due sia più ricercata. Sicuramente è più ricercata il ferro che esce dalle molle dei materassi rispetto a quello delle lattine, perché quello delle lattine, essendo stagnato, crea qualche problema alle acciaierie, va miscelato nel modo giusto e opportuno. Comunque è bene recuperare anche le lattine perché tutto ha un valore.
tutto ha un valore, tutto viene recuperato e di conseguenza viene rimesso nel mercato come materia prima, senza andare a fare altre miniere, altri scavi, eccetera. Guardando questi materiali c'è qualche comportamento degli utenti che potrebbe darvi dei problemi, pensando magari di dare anche qualche consiglio approfittando di questo spazio? Il consiglio per noi che abbiamo gli impianti è quello che più il materiale ci arriva pulito e separato ed è più semplice da lavorare, costa meno, e qui siamo come il discorso della carta, alla fine si riflette, essendo nostra una società pubblica dei comuni, si riflette anche sulla tariffa dell'immondizia. Per cui se ho del ferro insieme a stoffa eccetera lo separo e lo conferisco separatamente, agevola sia la qualità del materiale che portiamo in Algeria, che te lo pagano di più, piuttosto che la lavorazione, che ne fai di meno e consumi meno energia. Banalmente la lattina, prima di conferirla nella campana, magari lavarla. E quello sarebbe auspicabile, è il nostro a cui spingiamo, e pian piano, diciamo, quando avremo messo a punto un po' una selezione più automatizzata, eccetera, sarà anche quella di rendere la vita più facile agli utenti nel conferire questo materiale nelle stazioni ecologiche, separate già con cassoni diversi, di modo che arriva più pulito e si spreca meno energia nella lavorazione. Alle sue spalle un mucchio di alluminio recuperato, questo materiale molto prezioso, forse anche più di altri. Sì, è un materiale prezioso che noi troviamo dentro, parte nell'ingombrante, sempre da dove lo estraiamo, e parte sono un po' nel barattolame con le lattine, eccetera. Per cui viene questo sempre nell'impianto che dicevo prima del ferro, c'è una parte che poi togli non ferrosi, che è questo materiale alle mie spalle. Anche qui recuperate diverse tipologie di alluminio. Ci sono varie tipologie di alluminio, c'è quello delle lattine, diciamo quello leggero come si suol dire, e quello invece più pesante che è nei materiali degli ingombranti, dove c'è dentro dell'alluminio pesante che noi estraiamo, lo puliamo e poi lo vendiamo alle fonderie. Ci siamo spostati per seguire il percorso della plastica, ora ci troviamo a Carvico. In questo impianto quindi si cerca di valorizzare questo lato materiale. Esattamente, questo è un impianto, diciamo, sperimentale che abbiamo fatto, che ha dato esito sulla ricerca positiva per utilizzare quel tipo di plastica che noi abbiamo visto prima all'impianto di Grassobbio, portarla qui, lavorarla, lavarla, sminuzzarla, e a questo punto diventa una materia prima seconda da immettere sul mercato, in questo caso per il compound degli asfalti. Allora qui siamo dove arriva e viene scaricato il materiale che arriva da Grassobbio, nel impianto che abbiamo visto prima. La plastica a questo punto, in questo impianto, inizia il suo ciclo che da rifiuto diventa materia prima secondaria. È un impianto che prevede uno sminuzzamento, un lavaggio, poi un secondo lavaggio ed infine un'ulteriore triturazione, e l'uscita è un materiale di plastica pulito, lavato e pronto per l'uso. Per quanto ci riguarda è il materiale che segue quello che è stata la nostra ricerca insieme ad altre ditte per immetterlo e dare delle caratteristiche molto più performanti agli asfalti. Proviamo a ricordare alcune tipologie di rifiuti che prendono questo percorso. I rifiuti sono i secchi in genere, contenitori in genere di plastica, le cassette della frutta piuttosto che giocattoli, tutto quello che diciamo è plastica pesante, i tappi delle bottiglie piuttosto che... La plastica dura, ma possiamo ricordare anche qualche sigla? La sigla è il PEHD per quanto riguarda il polietilene e il polipropilene che è il PP, diciamo, che viene fatto. Il polipropilene è quello che è il tappo delle bottiglie o un materiale molto più resistente. Allora adesso i macchinari sono spenti, altrimenti anche con rumore non riusciremo a registrare, ma ripercorriamo velocemente questi passaggi e queste lavorazioni. Sì, queste sono le lavorazioni, come dicevamo parte da qui, il materiale che ci arriva già deferrizzato da Grassobbio, va inserito nel nastro, passa attraverso dove c'è quella cabina di insonorizzazione dietro, c'è il primo mulino che fa una sgrossatura a 50-60 mm, passa poi in questa vasca di lavaggio per depurare il materiale che non è interessante per noi, che va in questo cassone, e poi ritorna su Grassobbio. Passa in un ulteriore mulino che lo raffina e lo porta alle dimensioni richieste per il prodotto finale,
ulteriormente fa un altro lavaggio. Facendo l'altro lavaggio viene raffinato, pulito, eccetera, poi viene asciugato attraverso questa asciugatrice che è all'interno di questa cabina di pressurizzazione, di insonorizzazione, e da qui poi va al silos, che è materia prima, che viene poi insaccato in big bag e mandato alla ditta che lo utilizza come materia prima. Praticamente a questo punto abbiamo il prodotto finisce che esce stoccato nel silos, che è un materiale, diciamo, pulito, che è quello che serve, ed è una, da rifiuto a questo punto è diventata una materia prima secondaria da utilizzare per la ricerca che noi abbiamo fatto per dare una certe caratteristiche agli asfalti. Abbiamo preso in esame quindi la filiera della cosiddetta plastica dura, quindi ci sono dei protocolli, delle procedure, delle lavorazioni, ma il tutto pensando sempre al rispetto dell'ambiente. Sicuramente sì, infatti l'altro, il liquido che usiamo per pulire queste plastiche è l'acqua, che attraverso poi un impianto di depurazione praticamente è un ciclo chiuso dove non si sperpera né acqua né niente. Poi i fanghi che ne vengono fuori vengono portati allo smaltimento come da normativa. Ecco, il vostro è un lavoro molto importante. Se pensiamo al futuro di tutti, già il fatto di recuperare delle risorse, risparmiare delle energie. Sì, questo è un po' l'obiettivo che si è dato alla società quando i comuni l'hanno costituita, quello di recuperare il più possibile del materiale che noi produciamo come cittadini. I comuni hanno dato vita a questa società perché, diciamo, valorizzasse un po' il rifiuto che viene raccolto attraverso investimenti, eccetera, che è quello che con le possibilità economiche date stiamo facendo. Questo è, diciamo, l'obiettivo e il perché i comuni hanno costituito questa società. Anche in questa occasione cerchiamo di dare dei consigli agli utenti. Abbiamo visto diversi materiali, ma quello che fa la differenza alla fine è sempre il comportamento del cittadino. Decisamente sì, in modo che se il cittadino quando va in stazione ecologica arriva con dei prodotti separati di plastica, secchielli, giocattoli, di plastica pesante eccetera, la tiene già separata rispetto all'ingombrante classico che viene gettato via. Nelle stazioni ecologiche nostre come società, in quasi tutte ormai, c'è un cassone ad hoc per questo tipo di plastica. Più questo tipo di plastica è corretta in base ai cartelli che ci sono su questo cassone, anche qui sprechiamo meno energia, abbiamo meno scarto e sicuramente recuperiamo meglio il materiale. Quindi anziché buttare nell'indifferenziato giocattolo anche di dimensioni modeste, la custodia della musicassetta o del CD, quella plastica dura lì invece può avere un altro percorso. Esattamente, questo è un percorso che noi come società abbiamo la possibilità e la garanzia di che sia trasformato in una materia primaria sostanzialmente. Da portare in piazzola. Da portare in piazzola nell'apposito cassone. Siamo arrivati alla conclusione dopo questo percorso, torniamo da Marco Prandi, presidente di GECO. Quanto vi spingerete vicino alla frontiera della differenziazione? Ma sicuramente Grassobbio ha delle potenzialità che potranno essere sviluppate in futuro. Come avevo già detto all'inizio, per esempio su carta e cartone abbiamo in programma l'acquisizione di un impianto che faccia una differenziazione puntuale dei due elementi, proprio perché, come dicevo, il cartone dà dei ritorni più importanti anche da un punto di vista economico per la società. Dal punto di vista invece degli ingombranti, anche qui abbiamo in programma l'acquisizione di un impianto che spinga proprio al limite massimo la differenziazione degli ingombranti. Sapete, negli ingombranti si trova dal legno alla plastica al ferro, di tutto. Più si riesce a differenziare questi rifiuti, chiaramente minori sono i costi di smaltimento dei residui e maggiore è la valorizzazione di materie prime e seconde che possono essere riutilizzate. È un impegno di GECO, tra l'altro sempre a Grassobbio ci sarà una valorizzazione ulteriore del recupero delle plastiche, infatti in programma l'impianto anche di un'attrezzatura che concluda tutto il ciclo per consegnare già alla Iterchimica la plastica lavorata per una produzione di additivi molto molto più semplice e rapida di quello che avviene in questo momento.
Per quanto riguarda l'impianto, abbiamo visto ovviamente ci si può spingere ulteriormente in là, rimane un versante particolarmente importante che è quello dei cittadini e dei nostri comuni soci, dove con nuove tecnologie e modalità di raccolta si possono raccogliere i rifiuti migliorando la differenziazione, in particolare la raccolta puntuale. Noi in questi anni, in quest'anno partiremo, siamo già partiti su alcuni comuni negli anni scorsi, con quest'anno arriveremo circa 15 comuni che praticano la raccolta puntuale, sta dando dei risultati davvero importanti perché c'è una riduzione che arriva addirittura al 40-50% del rifiuto indifferenziato, una valorizzazione molto più importante invece dei rifiuti di recupero, e è un sistema che ovviamente va promosso assieme alle amministrazioni e condiviso anche con i cittadini, perché richiede un ulteriore impegno anche ai cittadini, ma dà dei grandi risultati, e crediamo sia il sistema che dovrà essere adottato per il prossimo futuro.